Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e siamo tornati su FIFA 17 con The Journey. Dopo un po' di tempo, non preoccupatevi, sono rimasto scarso come prima. Ma adesso abbiamo una partita contro il Birmingham, contro di noi Newcastle. Quindi sono usciti gli aggiornamenti con i dialoghi in italiano. Adesso forse li vedremo, forse no, dipende dal gioco. Ma possiamo procedere alla partita. Eccoci qua, partiamo titolari contro il Birmingham e speriamo di fare una bella figura e di non farci mettere i piedi in testa come al solito. Speriamo anche che ci sia un bel gioco di squadra, visto che, come sapete, anche per chi ci gioca, magari l'intelligenza artificiale, diciamo, non è delle migliori. Bravo. E c'è il tiro, bello sto tiro di merda proprio. Dalla porta, difesa dal portiere. Eccoci qua. Soli. Come brutta chiamata, vabbè. Ci siamo presi una bella punizione. Adesso vediamo chi la batterà. Viene ammonito e va subito. Di certo non noi. La lista dei cattivi. Deve stare molto attento. Il prossimo giro. Sulla ribattuta. Non c'è la ribattuta. Pallone altissimo. Occhio, non facciamoci infinocchiare adesso. Niente da fare, buon intervento difensivo. Che rischio che si è preso il difensore. Buttala su. L'abbiamo preso una palla volante. Tanta roba. Palla, ecco, poi la perdiamo adesso. Così. Zio caro. Inizia il secondo tempo. Il primo tempo, a parte le occasioni che avete visto, è stato povero di occasioni di gol. Si è giocato praticamente tutto a centrocampo. Quindi si preparano il cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico. Ha spazio per tirare. Grande parata questa. Avrei dovuto metterla a giro lì, Pottiere, sicuramente avrei problemi. Fatto un tiro Sventa migliore. La però palla vagata. Bello, bello. Ecco Hunter, palla al piede. C'è il tiro, morco cane, Williams, zio pene. È in profondità però, non così, cazzo. Vai. Bel gol, inserimento della Madonna e riposino. Oh, ci siamo risbloccati, diciamo che dai. Abbiamo riniziato, ho riniziato a far gol. Alex forse si è sbloccato. 1-0, mancano 7 minuti alla fine del secondo tempo e se non facciamo cagate, ma sempre se non facciamo cagate perché questo è Newcastle, può sbalordirci in qualsiasi caso, ce la facciamo a portarcela a casa. Adesso come minimo prima azione che fanno, porco cane, calcio d'angolo finale, siamo al 90esimo e ci sono 3 minuti di recupero, non fategli far gol mai nella vita. Bravo, andiamo. Andiamo. Andiamo, porta libera, la porta è libera. La porta è libera. La porta è libera. La porta è libera. Tira! C'è! Doppietta! Doppietta in contropiede. Sì, forse ci siamo sbloccati. E dico forse perché lo vedremo nelle prossime partite, se è vero. Hai giocato bene. Sei in gran forma. Oh, i dialoghi in italiano. Io me ne intendo di queste cose. Sarà meglio se fosse essere schienata. Sto trovando il mio ritmo. No, non sono solo in campo. Sto trovando il mio ritmo. Stiamo Comincio tranquilli. Ad abituarmi a questi ritmi. Anche perché abbiamo fatto schifo fino a 2 partite fa. Chissà, di questo passo potresti tornare in Premier League. Magari potremmo giocare insieme. Voleva vedermi, mister. Williams, esci. Alex, da quando sei arrivato, la squadra ha vissuto un bel momento, e anche tu, immagino. È stata una splendida esperienza, e spero lo sia anche la seconda parte della stagione. Per te credo che sarà così, per noi non altrettanto. Che intende dire? Questa mattina ho ricevuto un'email dal tuo club. Sai, loro vorrebbero che tu rientrassi alla base. Dobbiamo andare ancora in Premier. Questo non me l'aspettavo.
Sentimenti contrastanti. Io avrei preferito finire la stagione qua, a dire il vero. Credo che qualcuno abbia fatto un'ottima impressione mentre era via, no? Mi fa piacere che mi rivogliano a casa. Ma mi mancheranno i ragazzi. Sono un bel gruppo. A parte per come giochiamo. Anche tu, Alex, ci mancherai. Sia dentro che fuori dal campo. Beh, che dire, torniamo in Premier. Torniamo in Premier League a giocare. Direi che va benissimo. Com'è che dicevi? Tornerò in Premier League. Cioè, da che ci stava sul cazzo ci abbiamo fatto amicizia. Ci vediamo presto. Lo sport fa miracoli. Eccoci al centro sportivo del Leicester. Guarda chi c'è. Mi sono mancato, Lily. Ci sono i nostri super amiconi di un tempo. E il nostro amico dove sarà? Bentornato, Alex. Sei lì? Che mi sono perso. Non mi interessa. Ho già un piede fuori dalla porta. Andy. Hey, eccolo lì montato. Guardate un po' chi è tornato. Quindi... Gareth... Credi di poter prendere il mio posto, eh? Di che parli, Gus? Cosa credi, Alex? Di poter giocare con me, amico? Certo che sì, lo sai. La nuova SIS, giusto? Vedi di crescere. Sai cosa? Quando ci rivedremo, sarà là fuori. Che merda. È proprio Walker una merda. Questione di soldi. Va bene, spettacolo finito. Portate il culo sul campo d'allenamento. E alla svelta. Ci sono rimasto male. Ascoltami. È una merda come pensavo alla fine. Dovresti sceglierti meglio le amicizie, Alex. Non capisco cosa gli ha preso. A volte un po' di fama può fare brutti scherzi, lo sai? Un tempo eravamo amici, quasi fratelli. Non ci siamo mai parlati quando ero in prestito. Forse ora che sono tornato posso... Walker ha chiesto di essere ceduto, Andy. La dirigenza ha già accettato un'offerta dai nostri acerrimi rivali. Pura follia. Sei pronto a sfruttare la tua chance? Quali sono gli acermi rivali dell'Leicester? Dimenticati di lui. È un problema suo se si comporta così. Ci sta, bisogna essere duro, duri. E lo sono ancora. Lavora sodo in allenamento. E cerca di dare il massimo ogni volta che scendi in campo. Lo faremo, mister. Avrai la tua occasione, Hunter. D'accordo? Speriamo. Speriamo di sfruttarla più che altro. Guarda che lusso questo posto! Ma è impossibile! C'è persino una jacuzzi qui dentro! Che voce che gli ha messo, mamma mia! Wow. Le cose sono cambiate molto rispetto ai miei tempi. Nonno. È tutto per merito tuo, Alex. Sei un ragazzo fantastico. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Andiamo, andiamo! Michael! Jim! È troppo moderno per te, vero? Ci vuole un po' più di beige. Sto scherzando. Non è esagerato per un ragazzo. Lo sai che non siamo più nel 1968? Hai idea di quanta gente ho scomodato per ottenere tutto questo? Un po' di gratitudine non guasterebbe, sai? Bene, ci siamo. La Premier League è la prossima fermata. A questo punto è pronto per lasciare il segno. Michael... Non mi sarei mai aspettato tutto questo. Farai meglio ad abituarti. Perché è così che vivono i calciatori professionisti. Ti avevo detto che mi sarei preso cura di te. Sì. Bene, è meglio che vada. Allora ci vediamo. Michael. Sei solo l'agente di Alex e non la sua famiglia. Non farti strane idee. Guarda che vista. Ehi! Wow! Siamo in conferenza stampa. Oh, c'è... c'è la nostra figurina del foot. Spettacolo. Ti
Eccoci qua, dopo un bel po' di tempo ancora in Premier League con il Leicester, siamo contro il Southampton, sì, Southampton. E niente, sono successe un po' di cose, il nostro amico Garrett se n'è andato dal Leicester, ha chiesto di essere trasferito ai nostri rivali, che io a dire la verità non so chi siano i nostri rivali. Ma comunque sì, abbiamo visto un po' di casino, ci hanno dato una bella casa nuova, tutta sluccicante e lussuosa. E niente, adesso tocca soltanto a noi dimostrare quanto vogliamo. Quello era fallo. Abbiamo preso gol, non ci voglio credere. E è iniziata male questa nuova avventura, questo ritorno in Premier, malissimo direi. Ci hanno bucato la difesa. Poi vabbè, il portiere ha fatto quello che poteva fare e l'abbiamo preso di dietro, diciamo. Ranieri là dietro che ha incazzato Nero. Buono. Buono, buono. Occhio al suo movimento. Rientra. Attenzione. Ma che cos'era? Non era fuori gioco. Vaffanculo. Andiamo. Fallaccio, fallaccio, fallaccio. Bastardo. Vediamo infame. Buttalo fuori. No, dovevi sperlo. È una punizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. Bravo il portiere a intervenire in tutto. Non va bene, non va bene per niente. Non va bene per niente. Ci hanno schiacciato in tutti i sensi. Non siamo riusciti mai, a parte due volte forse, a venire fuori dalla nostra metà campo. Adesso vedremo come andrà il secondo tempo. E niente, siamo stati sostituiti, abbiamo fatto abbastanza schifo, adesso simulerò. E dov'è che siamo? Abbiamo perso 2-1. Alex, gran giorno per te, la tua prima volta da titolare in Premier League. Visto che abbiamo fatto schifo, sì, vado bello freddo. Grazie, mister, per avermi dato l'opportunità. Anche perché tanto la nostra stima sia solo la prima di tante. Nell'allenatore sarà scesa, quindi è meglio farla salire un po'. Siete tornati a casa a mani vuote oggi, Alex. Potevate fare qualcosa di diverso? Commenti su questa sconfitta? Allora, non so bene cosa sia successo. Non ho avuto abbastanza. No, abbiamo fatto schifo. Abbiamo giocato male per tutti i 90 siamo minuti. Siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti. In questo campionato bisogna dare sempre il 100%, oppure si perde ed è quello che è successo. Eh già. Ci ho detto, immagino che ci servirà da lezione. Lo spero, perché se andiamo avanti così non vinciamo manco la Coppa del Nonno. Grazie, Alex. Quando vuoi. È inaccettabile. Coraggio, Hunter, puoi fare di meglio. Il calcio è uno sport di squadra, Alex. Non sei l'unico responsabile oggi. È vero. Come dico sempre io, si vince da soli, ma si perde insieme. Non è divertente. Certo che è divertente, ma non dimenticarlo, è soltanto un gioco. I soldi che guadagniamo sono solo un gioco. Credi che la gente che lavora per dar da mangiare alle proprie famiglie si diverta? I bambini che ci vedono come degli esempi da seguire. È solo un gioco. Io lo amo. Questo sport vale molto di più per un sacco di persone, anche se per te significa poco. È il mio idolo lui, deciso da oggi è il mio idolo. I tifosi meritano di meglio. Credo forse me ne importi. No, direi di niente. I tifosi meritano Toro di meglio. Ha ragione Toro, lo amo io. Darebbero qualunque cosa per essere al posto nostro. Si meritano di più di come abbiamo giocato oggi. Eccoci qua nell'hub di gioco. Abbiamo perso 2-1 e ci hanno sostituito, come avete visto. E poi c'è stato quello che è successo, che avete visto nello spogliatoio tra Toro e quello di colore che non mi ricordo mai come si chiama. E lui che si sono messi, diciamo, a litigare, a discutere più che altro. E niente, è iniziato bene l'episodio, è finito un po' male, ma fa niente, perché l'importante è che siamo tornati in Premier e adesso dobbiamo farci il culo per vincere il campionato. Detto questo, l'episodio è finito. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!